Scherzavamo, dicevo, anche Mattarella non poteva ripresentarsi, poi ha fatto anche, sta facendo il secondo mandato da Presidente della Repubblica. Questo non voglio investire Gino bis, tris, serve un ter addirittura. No, però a parte tutto, io speravo che rispetto alla scorsa riunione ci fosse qualcuno che facesse un passo in avanti o che venisse a parlare a me o alla Proloco. Non è arrivato nessuno. Non si può costringere nessuno a candidarsi, ci mancherebbe. È chiaro che adesso la palla, tra virgolette, rimane nelle mani, sì, esatto, a centrocampo, in mano al presidente. È chiaro che ci vedremo e faremo delle valutazioni insieme, perché la Proloco di Carù non è solo la Fiera del Bograsso, la Proloco di Carù, permettetemi, è un punto di riferimento per tutto il paese, perché poi quello che non si vede che conta. Stare seduti sul divano a puntare il dito è facilissimo, muovere le mani e darsi da fare è ancora un altro paio di maniche. Quindi, al di là di quello che si vede sui giornali, di ciò che fate, quello che poi conta veramente, magari sono riunioni un po' più complicate che ci facciamo in sala giunta, che sappiamo noi, incontri non semplici, ottenere finanziamenti è sempre difficile, lo avete fatto bene. Quindi dico, c'è tutto un lavoro che non si vede che ha un peso specifico. Alto, alto, e questo va considerato. Quindi non sarà semplice trovare qualcun altro, però è ovvio, dobbiamo prenderne atto e pensare di, in qualche modo, di dare un seguito. Ecco, quantomeno per non, secondo me, bruciare o comunque togliere del valore a tutto ciò che avete fatto in questi anni, perché penso che i contatti che avete sviluppato negli ultimi anni debbano essere tenuti al caldo. Come ho detto l'altra volta, non è solo i numeri che avete fatto, ma l'indotto che avete creato, che secondo me è incalcolabile, sia in termini economici che in termini poi di orgoglio per tutto il paese. Quindi questa è un po' la mia riflessione. Non sono contento, ma come non lo sei tu, Gino, d'altronde, perché chi tiene il paese stasera non è contento, oggettivamente. Però ce lo stiamo dicendo tra noi e se lo stanno dicendo persone che a mio modo di vedere danno tanto al paese. Quindi secondo me queste riflessioni dovrebbero essere veramente estese a tutta la cittadinanza. Perché a voi avete fatto tanto, chiedere ancora qualcosa a voi veramente è quasi abusare, nel senso che voi avete, cioè, il vostro contributo per il paese già lo date. Per questo dico, poi certo il contributo che si dà di qua è diverso se vogliamo, no? Però ripeto, ci sono purtroppo, questo in tutte le realtà, tante, tante persone che magari non hanno piacere, ecco, di fare qualcosa per gli altri. È un dato di fatto, eh? Non lo dico solo io, lo dicono i numeri. Quindi nulla, io ne prendo atto e ringrazio ancora davvero per quello che avete fatto. E niente, sono stati mesi intensi, ecco, intensi, però il ringraziamento da parte di tutto il paese sicuramente. Ripeto, non so cos'altro aggiungere se non un grazie di cuore. Tra il resto.